Questo backstage, dopo aver visto anche il secondo film uscito di Muller Mix, mi viene da farti subito una domanda. Cioè, l'intelligenza umana l'ha pensato e l'intelligenza artificiale l'ha visualizzato? Sì, corretto. E il progetto si può riassumere in quattro, quattro punti. Il primo è il pensiero, la fase di pensiero è assolutamente classica perché abbiamo pensato da umani. E da creativi e quindi abbiamo fatto il classico percorso. Abbiamo tirato fuori un'idea creativa che era un limited pleasure e una piattaforma che si chiama Unlimited Pleasure. Ovviamente abbiamo pensato che avesse bisogno del supporto di un, qualcuno che potesse visualizzare l'infinita serie di piaceri e chi meglio dell'intelligenza artificiale. Per cui l'abbiamo data un, non in pasto, ma abbiamo lavorato con e il supporto dell'intelligenza artificiale per visualizzare immediatamente l'infinito mondo di piaceri. E ci ha restituito tutto quello che noi avevamo immaginato e anche qualche cosina in più. Poi una seconda fase, che è appunto questa, dello sviluppo tecnico, tecnologico, magari poi Cesare vi racconterà qualcosa in più. E poi a un certo punto avevamo una necessità che era quella del controllo. Perché, perché non potevamo permetterci di avere dei personaggi non sotto il nostro controllo, avevamo bisogno di una persona che mangiasse, che sorridesse, che facesse le stesse cose che boh, in un qualunque tv commercial eh, siamo abituati a vedere. E quindi abbiamo girato in maniera altrettanto classica, abbiamo scelto dei modelli, abbiamo scelto una modella bellissima, abbiamo scelto un modello molto bello, con caratteristiche particolari, perché... Ha le caratteristiche Muller, pur essendo un uomo, prima volta che viene rappresentato in un film Muller eh, con, con queste caratteristiche. E, e l'abbiamo girato, e li abbiamo fatti mangiare, li abbiamo fatti sognare, li abbiamo fatti, li abbiamo fatti belli come, come di solito è, è uso fare. E poi, e poi abbiamo fatto come Manzoni. Perché l'ultima fase voleva che eh, si tornasse all'origine. E quindi, come, come fece il Manzoni, appunto, siamo tornati a lavare i panni in arno e noi siamo tornati con l'intelligenza artificiale per dare l'ultima parte del crafting dei film. E cioè, una volta che abbiamo usato il CGI, abbiamo mescolato le immagini girate ispirandoci a quello che sono state le visualizzazioni dell'intelligenza artificiale, ecco che l'ultima fase ha visto ancora una volta il passaggio dell'intelligenza artificiale per dare ancora una pasta che era quella che stavamo cercando, quella classica dell'intelligenza artificiale. Tanto insomma vi rinnovo i complimenti perché l'effetto è incredibile, è veramente un bellissimo film e dopo ci torno perché vorrei anche tornare al fatto che insieme sempre avete fatto anche un film come Pastiglia Leone, ma restiamo qui. Il rapporto con Muller è un rapporto decennale, insomma è bello vedere che si ha ancora voglia di sperimentare. È il rapporto decennale perché ogni volta bisogna cercare di innovare. Innovare nella coerenza di posizionamento del brand, in questo caso era Müller Mix che è un, forse la fase, la fase più evoluta del brand Müller, sono il prodotto che rappresenta la maggiore evoluzione di gusto, siamo vicini al dessert e, e quindi dopo anni di una campagna di grande successo avevamo bisogno di confermare il posizionamento rinnovandolo. E questa soluzione è parsa subito a noi e all'azienda come la più interessante, perché ci permette di aprire tra l'altro un filone. Perché è uscito il secondo film, ma uh, è un'idea un che è tutta da sfruttare, insomma, è un terreno fertile. E beh, poi, tra l'altro, su tutti i media: esce in televisione, ma diventerà auto-home, diventerà digital, diventerà affissioni normali, insomma, tante cose diverse. Cesare, casa di produzione è la prima volta che interagivi con l'A.I. Sì, la prima volta che interagiamo con AI, eh, diciamo che il lavoro è stato anche qui in fasi prima fase è identificare una regia e la scelta è caduta subito su Enea Colombi regista giovanissimo ma visionario e di grande talento che quindi si, si è lanciato in questo progetto pionieristico con grande entusiasmo la seconda fase è stata quella di identificare gli artisti o l'artista di intelligenza artificiale, cioè delle persone in grado di dialogare con le macchine e di far generare le immagini che funzionavano al progetto. Per fare questo abbiamo fatto uno scouting in Europa, e Stati Uniti e anche Sud America visionando un portfolio di almeno 10 diversi artisti che abbiamo anche coinvolto in una fase di prelavorazione per capire se la loro mano uh, avrebbe generato le immagini che Paolo Riccardo aveva in mente alla fine di tutto questo giro che ha visto Europa, New York, Los Angeles e Messico in finale la scelta è caduta ancora una volta su un team italiano i dogma eh, che hanno convinto subito per la qualità delle loro immagini e quindi il team Enea Colombi dogma si è formato. Dopodiché la scelta sulla, sulla parte di 3D è stata nei, la, nella, nella società 22 Dogs che anche loro con grande entusiasmo si sono buttati in questo progetto. Ancora una volta ripetiamo la parola, pionieristico nel fondere intelligenza umana, artificiale e computer generated images. E siamo qui, ce l'abbiamo fatta dopo quattro mesi di lavoro anche durante le vacanze e siamo molto, molto contenti. Ma ecco, quattro mesi di lavoro, quindi smentiamo che con l'intelligenza artificiale tutto si fa in un batter d'occhio. Siamo, siamo in una fase ancora embrionale, stiamo capendo giorno per giorno eh, delle cose che abbiamo capito nel primo film, ci sono nel secondo film. Eh, mi spiace Cesare, ma è stato un pionieristico e giusto perché molte cose le abbiamo capito strada facendo. E poi ecco, io tornerei, tra l'altro, 100% italiano anche questo, ma casualmente o fortunatamente, nel senso che si è fatta una consultazione che non era ovviamente solo italiana, come il film di Pastiglia e Leone. E tornerei un po' su questi due film, perché rappresentano una voglia di fare, uno, cose belle, due, vogliamo parlare di una creatività della gioia in un momento insomma, dove forse ce n'è bisogno per i brand? È una cosa che, che stiamo seguendo. Siamo in un momento particolare, socialmente sensibile a tutti i livelli e direi anche trasversale, come età, come ceto, come età. Uh, è un momento difficile, per cui pensiamo che la creatività, soprattutto per brand come Muller, che attengono all'emozione, al piacere. Devono essere semplici, dirette e portare all'evasione, all'entertainment. Uh, stiamo cercando di stare lontani da, dalle idee cervellotiche, late, troppo laterali, troppo cerebrali, uh, che magari fanno vincere qualche facile premio, ma poi non, uh, non costruiscono brand forti e non interpretano il, uh, il momento sociale che stiamo vivendo. Però io questo lo aggiungo con l'eleganza e la capacità di essere sofisticati nell'effetto che poi arriva al pubblico. Secondo me anche questo è molto importante, in no? un momento in cui vediamo un po' scadere questi tipi di eh, valori. Sono la testimonianza di quello che hai appena detto, i film, almeno per noi nel nostro piccolo, abbiamo prodotto Leone, siamo felicissimi di quello che è stato il risultato, adesso siamo alla fine di questa avventura di Müller, il crafting, l'eleganza di quelle immagini la sofisticazione di quelle immagini, la ricerca di un'estetica che vada al di là di quelli che sono stati i canoni, magari fino a pochi pochi anni, pochi mesi fa, e capaci di interpretare un nuovo momento dell'estetica in generale. Perché? Perché, l'ho detto prima, quando abbiamo, abbiamo pensato alla I come ultimo passaggio per dare una pasta, facesse capire che era intelligenza artificiale e non altro, volutamente. È comunque un, una nuova estetica, va sposata, va capita, va studiata e sicuramente il tratto pionieristico è affascinante. Lo deve essere per noi creativi e portare sempre più avanti in proprio quest, questa continua ricerca credo che sia un compito fantastico per noi. Per concludere, no, io sto portando avanti proprio in questo periodo una sorta di inchiesta sulle gare, su come sono condotte, eccetera, eccetera. Ecco, quanto vale invece poi conoscersi e lavorare in partnership? A parte appunto stiamo parlando di un rapporto tra voi e Muller decennale, ma anche con casa di produzione, agenzie. Le gare non piacciono a nessuno, ma le gare sono necessarie. Per cui quando si devono fare, si fanno. In questo caso c'è stata una una, una grossa gara eh, basata, come sempre in questi casi, sulla qualità dell'output eh, proposto, con diverse possibili interpretazioni, tutto in AI, tutto in 3D, misto AI, 3D, eccetera, eccetera. Ehm, diciamo che l'affiatamento di una squadra aiuta tantissimo nel risultato finale. Uh, il cambiare partner sempre rispetto alla uh, economia o comunque soluzione migliore di volta in volta può dare degli effetti positivi, spesso magari soltanto economici, ma meno di affiatamento di squadra. Per cui bisogna mettere sulla bilancia queste due cose e scegliere. Detto questo, quando. Una agenzia fa le gare e poi spesso lavora con lo stesso team, si ritrova un po' a casa e si ritrova, tutti noi ci ritroviamo a lavorare molto bene insieme.